Ronaldinho de Peña. Nordi per l'Italia. Battuta di Gardini. Vante per Cuba. Servizio appena lungo di Hernandez. Bravo Bernardi a calcolare la traiettoria della palla. Ed ora è match ball per l'Italia. Sorti in battuta con il pallone che può valere un titolo mondiale. Riceve Hernandez. La palla murata fuori su Di Stegn. Da Cantagalli Lucchetta, annullato il match ball. Dopo due set ball per Cuba, è stato ora un match ball per l'Italia. Che ne conquista subito un altro con Cantagalli. Secondi che non passano mai. Con Cantagalli che va in battuta. Anche lui non si tira indietro e batte in salto, un pallone però non molto forte. Mantiene il pallone in campo Topoli. Il bagger, il tocco di Bernardi. Poi ancora però l'attacco vincente di De Spegn. Annullato anche il secondo match ball. Bernardi, sono tre i match ball. 35 minuti e mezzo. Sempre De Spegn, la palla toccata dal muro. Non se la sente certo di variare molto il gioco in questa fase di ago. Probabilmente fa bene. Ancora un match ball in quarto conquistato da Gardini, sempre preziosissimo in primo tempo, servizio ora di Paolo Topoli. Ancora toccata dal muro la palla. La ricezione di Cantagalli non è precisa. Bravissimo Zorzi, bravissimo Zorzi, è una palla difficilissima, guardate dove è andata a prenderla e come l'ha colpita. Una prodezza di Zorzi che regala l'Italia al quinto match ball. La battuta viene effettuata da Lorenzo Bernardi. Il muro ancora italiano, ma la palla di De Spegn non può essere controllata. Zorzi, sesto match ball. 37 minuti. Intervento difensivo di Bernardi. Topoli può attaccare Zorzi. Recupera però Cuba. Ancora De Spegn. Ancora segno. Italia ha avuto questa volta una palla non facile. Non certo facile, però una palla possibile in attacco. Lucchetta. Mi sembrate di rivedere il gesto di ieri, il punto decisivo nel tie break con il Brasile di Andrea Lucchetta. Ancora in salto Zorzi. Una palla che può attaccare solo in qualche modo con Stegn. Cantagalli e fuori questo pallone, incredibile errore
da parte italiana. La palla di Canzagalli termina fuori, poteva essere davvero il pallone del mondiale. Anche il settimo match ball è saltato, sembrava davvero fatta. Intanto va di nuovo a segno Zorzi. Cambio. E sbaglia il servizio Canzagalli. Quindi praticamente un cambio stupato, Martinelli non ha potuto fare niente, rientra Topoli. Bernardi di nuovo a segno. Lo segno e salvataggio in tuffo di Lucchetta, Bernardi e Topoli che deve toccare questo pallone. Ancora De Segne, Murato! Si batta sotto rete, il palleggio di Topoli, il pallone per Bernardi. E finita! L'Italia è campione del mondo! 40 minuti! L'Italia è campione del mondo, anche Velasco impazzito in campo! Insieme ai giocatori salta come un matto, abbraccia Pegoni. L'Italia è campione del mondo, 40 minuti è durato questo interminabile quarto set, 16-14, per una vittoria storica della pallavolo italiana, di tutto lo sport italiano. Un'Italia che partiva largamente favorita contro Cuba, l'aveva affrontata 9 volte quest'anno, aveva vinto solo 2 volte, di amichevole, aveva perso in Coppa del Mondo, aveva perso ancora il Google Game. Vedete ora, vediamo se la telecamera andrà su di lui, Bernardi che esulta dal seggiolone dell'arbitro. Intanto gli altri giocatori che vanno a salutare i giocatori cubani, ecco Canzagalli e Bernardi che salutano il pubblico. L'Italia è campione del mondo per la prima volta a un anno di distanza dal titolo europeo, a pochi mesi dalla conquista di Google Games e di World League, un quarto successo conquistato dall'Italia di Giulio Velasco. Un'Italia strepitosa che ha disputato una partita praticamente perfetta contro Cuba, ha superato tutti i momenti di difficoltà, il primo set perso, la rimonta cubana nel quarto set, quando Cuba addirittura ha avuto 2 set alla disposizione, e ha finito con l'aggiudicarsi la frazione col punteggio di 16-14, in questo modo a laurearsi campione del mondo. Guardiamo questa palla, è una palla che rivedremo senza dubbio centinaia di volte, è la palla che laurea l'Italia campione del mondo. Il punto del giocatore forse più continuo nella squadra italiana in questo mondiale, Lorenzo Bernardi, protagonista di un mondiale stupendo. Zorzi ha conquistato il punto decisivo agli europei a Stoccolma, ora è il turno di Lorenzo Bernardi. C'è stata la prima palla di Topoli, poi l'attacco del solito De Spegne, attutito a muro. Cuba riesce ancora a fare un miracolo, si lotta sotto rete, tocca la palla al muro italiano, dietro a Lucchetta, il palleggio di Topoli e per Bernardi, il salto di Bernardi, la palla toccata dal muro, imprendibile dietro, e l'Italia è campione del mondo di pallavolo, campione del mondo 1990, Italy World Champion 1990. L'esultanza di Paolo Topoli in panchina, l'abbraccio con il dottor Montorsi, tutti hanno lavorato benissimo in questa squadra, ed ora l'esultanza, i giocatori italiani che vanno verso la curva dei tifosi. Guardate i giocatori intorno ai propri tifosi, c'è molta commozione, grande esultanza. Non sono tantissimi i tifosi italiani, ma sono stati commoventi per continuità negli incitamenti. Punteggio 12-15, 15-11, 15-16, 16-14. Vediamo che il volto di Bernardi non abbia bisogno di commenti. L'Italia è campione del mondo. Ancora il volto sorridente, quasi piangente di Lorenzo Bernardi. Un altro abbraccio. Poi Andrea Zorzi, Paolo Topoli, Marco Bracci, Roberto Masciarelli, l'unico che non è entrato in questa finale, ma anche lui meritevole come gli altri. A tra poco per vedere altre immagini di questo trionfo azzurro.